Ciao ragazzi e ragazze, bentornati sul canale. Oggi finalmente ho trovato il tempo di realizzare un look che spero sia festoso, visto che l'ultimo intento è stato abbastanza fallimentare, e oggi mi sento fiduciosa e spero insomma che verrà un bel look festivo per stare un po' insieme. Purtroppo non sono riuscita a registrare molti contenuti in queste settimane perché, come immaginerete, a livello lavorativo è stato un periodo molto intenso, molto pieno, e c'è anche qui mia mamma che è venuta a farmi visita, quindi tutto il tempo che ho libero cerco di passarlo ovviamente con lei, e quindi niente, oggi sono riuscita a mettermi giù e realizzare questo look. E vi mostrerò un po' di prodotti nuovi e anche qualche insomma altra cosina che già avevo, che penso che ci stia bene. Quindi non ci rimane che cominciare. Adesso mi cerco di zoomarmi un po', almeno vedete meglio. Chiaramente ci concentreremo di più sul lato artistico, e quindi trucco occhi, labbra, quindi mi vedete già con la base fatta, quindi non ci rimane che cominciare. Eccoci qua. Allora, molti dei prodotti che vedrete oggi li trovate su Look Fantastic. C'è sempre un mio codice sconto che potete utilizzare, che è chiaroscuro, che vi va a scontare il prezzo dei prodotti, anche eventualmente con una percentuale superiore rispetto allo sconto eventualmente già presente. Quindi mi raccomando, quando componete il carrello, anche se i prodotti sono già scontati, inserite il mio codice perché potrebbe aumentare lo sconto. Oggi utilizzeremo questo set della Spectrum, di cui mi chiedete sempre informazioni. È un set di pennelli occhi che spero sia ancora disponibile. Comunque i pennelli Spectrum sono veramente molto validi, e questo è un set specifico per gli occhi, e abbiamo dei pennelli molto piccolini, come potete vedere, che vi aiutano ad essere super precisi nelle sfumature. Inoltre fa delle cose veramente stupende. Mi sono fatta inviare anche questo cofanetto contenente dei pennelli da viaggio. Guardate che bello. E quindi insomma Spectrum è veramente un brand molto valido. Non è economicissimo, però le setole sono super morbide e vi durano una vita. Tra l'altro Look Fantastic è uno dei pochi in Italia che rivende Spectrum, dateci un occhio. Allora, oggi come palette utilizzeremo questa di NARS della collezione natalizia, di cui posseggo già la versione per il viso. E il packaging Sava Sandir è super festoso, si chiama Stargaze, e all'interno abbiamo una selezione di colori interessante, perché sono tendenzialmente caldi ma anche freddi, e non lo so, mi intrigava molto e voglio provare a realizzare un trucco che includa un pochino tutte le shade principali, vedremo. Allora, con il pennello B07, che è questo bel pennello ampio da sfumatura, comincio a preparare la mia arcata. Prima puliamo un po' l'eccesso di correttore. Preparo la mia arcata con questo colore qui, che è un colore grigiastro. In molti, in effetti, mi avete chiesto dei look natalizi che però fossero un po' insoliti, perché alla fine se no si va sempre un po' banalmente sulle solite cose. Non sapendo esattamente che cosa farò, vado con il mio colore di transizione, che sarà questo qui, che è un color marsala un pochino desaturato, un marrone rossiccio, diciamo, che credo si possa prestare un po' come colore di transizione qualsiasi cosa io faccia, speriamo. Questa palette finora mi sta molto stupendo, devo dire, perché in passato ho avuto un'altra palette di NARS che non è che mi aveva fatto proprio urlare, invece questa ha uno schema colore molto interessante e mi sembra anche bella pigmentata e piuttosto scrivente. Di quell'altra non avevo apprezzato la durevolezza, cioè dopo un po' che i colori erano sull'occhio tendevano un po' ad impastarsi. Bello, un colore molto particolare. Poi vabbè, con i pennelli giusti.
Con quest'altro pennello, il B06.5, che è un pennello molto ampio, vado a destrutturare completamente le righe dure, le linee dure, che per errore magari possono scappare. Allora, con il pennello A16, che è un pennello a lingua di gatto piatto, vado a creare una transizione con l'ombretto bronzo. Questo qui. Questo tipo di pennello è molto adatto perché riesce a prelevare queste texture molto brillantinate e a farle aderire alla setola. Non mi spingo troppo perché voglio dare comunque il focus al viola. Anzi, forse farò una cosa diversa. Mi manterrò con il marrone bronzo oro sulla parte superiore e magari facciamo una bella rima inferiore viola. Che ne dite? Ecco, gli shimmer di NARS non sono mai una cosa proprio epocale. Vado poi all'interno dell'occhio, sperando che scriva perché credo che sia un top coat, con questo colore qui, che è un oro appunto un po' trasparentino. Sì, non ha una grande pigmentazione, però si vede, dai. E fino a qui tutto abbastanza normale. Quindi facciamo la rima inferiore in viola, quindi sfruttando le tonalità più violacee, più fredde, e vado a preparare la palpebra con la pastello di neve Ephemera, che è un viola glitterato. E la pongo in questo modo per sia contornare l'occhio, ma anche creare un po' di base aggrappante, e uso questo pennellino piccolo piccolo che è A21 e poi mixo il viola più freddo glitterato assieme a quell'altro matte. Vediamo se riesco a fare un angolo interno decente. Non so a voi, ma a me il viola con il bronzo piace un sacco. Poi con il lilla chiaro vado ad illuminare, perché poi sembra matte, ma in realtà è un po' iridescente. Con il pennellino iniziale prendo un pochino di questo color Marsala intenso e lo uso per chiudere la sfumatura e dare un po' di profondità e un tocco di personalità. Mi piace molto, devo dire. Poi con questo matito di Diego Dalla Palma, lo shadow line nella colorazione 72, vado a sporcare un po' la rima superiore. Faccio anche dall'altra parte. Proprio come ultimissimo step aggiungo un cicinin di marrone caffè. Grazie a Dio c'è un colore scurissimo, io sapete che io amo i colori super scuri nelle palette. Vado a intensificare un pochino qui l'angolo esterno, giusto per creare quella profondità in più che mi piace dare. Ok, è il momento di utilizzare un nuovissimo mascara che volevo provare da un sacco di tempo, ovvero il Lash Clash di Yves Saint Laurent, che mi è stato gentilmente inviato. È un mascara dal packaging meraviglioso, lussuosissimo, e dall'effetto, almeno così dicono, super volumizzante. Scovolo mega giga. Vediamo come si comporta sulle mie ciglia. Come sapete, se mi seguite, io amo i mascara di Yves Saint Laurent.
Per fortuna la formula non è troppo bagnata, quindi pur essendo appena aperto e pur essendoci lo scovolo così grande, si riesce abbastanza a gestire. Che ne dite? L'effetto mi sembra abbastanza bello, anche se continuo a preferire il fossil, il classico, però sospendo il giudizio, vediamo tra qualche giorno se si assesta, non lo so. È il momento adesso di terminare la base rispolverando questa palette che vi avevo già fatto vedere ed è appunto la palette natalizia di NARS, la Rising Star, che all'interno ha questi bellissimi colori. E non ho messo ancora blush né illuminante, quindi andrò a farlo. Come blush metterò questo qui, che è un bellissimo color melograno. E come illuminante utilizzo questa cialda, che ha un colore molto particolare perché sembra quasi un argento un po' tortora, molto strano, però è molto bello perché non è troppo troppo sbam. Per le labbra ho deciso di mettere un colore bello ricco, sontuoso, un po' scuro, ma chiaramente voi potete andare anche con un nude caldo, un cannella, un gloss più freddo e rosato, e insomma vi potete veramente sbizzarrire. Io metterò questo qui di Lancôme, è un rossetto della linea Drama Matte nella colorazione 507, che è un bel nude pieno scuro berry. Non so ancora che matita mettere, quindi vado prima col rossetto un po' alla cieca e poi sistemerò. Vedete, rimane ricco ma comunque non scurissimo. Sistemo con la matita di Chanel la Rouge Noir 194. Tra l'altro questi rossetti di Lancôme sono durevolissimi, matte, vellutanti, rimpolpanti, richiedono sicuramente un'applicazione un pochino più precisa, aiutandovi presumibilmente con una matita, però poi veramente non si muovono. Non sono sicuramente no transfer, però hanno una pigmentazione assurda che comunque li fa attaccare alle labbra e non se ne vanno facilmente. Quindi sicuramente qualcosa sul tovagliolo si lascia, però comunque hanno una durata veramente altissima. Ed eccoci qui, look completato. Devo dire che mi piace molto perché lo trovo classico, un po' retro, ma comunque con un tocco creativo. Quindi devo dire che sono soddisfatta, per fortuna. Fatemi sapere cosa ne pensate e se come me amate la combinazione dei borgogna, viola con oro e bronzo. E se avete qualche richiesta particolare per il prossimo make up di Natale o fine anno, vedremo quando riuscirò a registrarlo, lasciatemelo qui giù nel box dei commenti, fatemi appunto sapere se avete richieste e vi aspetto come al solito per sapere la vostra opinione. Mi raccomando, se non siete iscritti al canale fatelo per non perdere prossimi video e lasciatemi anche un pollice in su. Io vi ringrazio, vi saluto e vi aspetto la prossima volta. Ciao!